Il lavoro si chiama Flaming, che è tratto da Flaming Creatures, che è un film di Jake Smith, un cinemaker sperimentale degli anni 60-70, e sono due barre di vetro che sostengono questa immagine, questo found footage. E naturalmente c'è tutta una referenza al simbolismo magico esoterico dato dalla forma e anche dal tema del video e dal frame preso. Il lavoro si chiama La fabbrica di bambini ed è fatto di foto montate una dopo l'altra con una proiezione di diapo in cui racconto la storia di questa fabbrica di bambini. Sono foto che ho trovato casualmente sull'Albania e che mi hanno colpito per l'atmosfera surreale che hanno i paesi dopo i regimi totalitaristi. Ora si chiama Ritratti senza nome. Sono quattro ritratti di quattro persone trovate morte a Milano e nella periferia. Per questo li ho voluto rappresentare in un modo molto quasi come dei fantasmi, quindi dietro un velo di colore bianco. Ho voluto focalizzare l'attenzione su questo problema, sempre sicuramente in crescita in tutte le metropoli dell'Europa e dell'America, ancora in qualche maniera nell'ombra del sistema. È un rettangolo composto da tanti rettangoli, sono tutti diversi per misure e sono stati calcolati in modo che alcuni creino un afflosciamento della struttura e dove la struttura diventa più morbida si deposita a terra un vero rettangolo, un rettangolo pieno che viene percepito come l'unico vero rettangolo, ma in realtà è soltanto una svista cognitiva e percettiva. È in realtà un'installazione che si compone di diversi fotogrammi, è un film in fieri che ogni volta si ricompone con ritratti diversi del mio lavoro principale, che sono appunto le installazioni e i film. Questo progetto si chiama Rotation F2M, che sta per Female to Male. E un paio di anni fa, durante una mia performance, ho selezionato un uomo, non sapeva nulla di questo progetto e gli ho chiesto di essere me nel mio prossimo progetto artistico. Non volevo essere una sostituzione pop o democratica o simpatizzante, bensì un progetto totalizzante, scomodo e fastidioso. Questo lavoro si chiama Smoke Rings, è un foglio di polietilene, sacco dell'immondizia, completamente forato con delle bruciature di sigaretta. L'altro lavoro è un senza titolo, che è il cubo di Rubik, portato ai minimi termini, cancellando le facce cromatiche e diventando quindi un monocromo. Foglio su foglia è l'opera che presento qui in galleria da Riccardo Crespi. È un'opera composta da 100 non disegni, sono 100 fogli bianchi a 4, formato a 4, in cui con le unghie ho inciso le tracce delle foglie, quindi mettendo una foglia sotto il foglio bianco in trasparenza, con le unghie ho seguito le vene delle foglie. Ogni foglio è una singola opera, quindi nessuna viene ripetuta, ma ognuna è diversa dall'altra. Thank you.
presento si chiama Zanzara senza titolo ed è una delle opere che nasce da uno studio che sto facendo da circa 2 anni sulla pittura calligrafica cinese. Il titolo è un po' in questo caso la chiave di lettura dell'opera, nel senso che quello che cerco di avere è una sorta di equilibrio fra il segno e la rappresentazione, nel senso che l'immagine finale dell'opera deve essere una specie di stare in bilico fra il segno e la rappresentazione, non ci deve essere un sovrallamento nelle due cose, né da una parte né nell'altra. Chissà se è importante un duro in istante, il titolo del lavoro, una installazione. Praticamente nel video c'è un remake di un video degli anni 80 dove c'è Stefania Rotolo che canta appunto Cocktail d'amore, narra appunto di questo amore spassionato per il nightclub e la ricerca all'interno del nightclub di un qualcosa. E il video appunto non è altro che la rimessa in scena di tutta questa situazione interpretata da me. Quattro Megahertz è una struttura in polistirolo che nasce appunto da una performance, polistirolo che va a sbattere col terreno e niente, subisce una modifica e diventa una struttura. Questo progetto si chiama Ricercatore di conoscenza e in particolare questi qui sono 3 disegni chiamati disegni magici, nati in collaborazione, in coproduzione diciamo con un naturalista, e l'idea era appunto fare un lavoro che facesse incontrare 2 figure lontane apparentemente in un lavoro che le unisse. Ogni disegno è appunto un insetto, un fiore che lui ha cercato in anni di sue esplorazioni scientifiche e successivamente riprese in mano dopo che io ho disegnato da lui stesso come fosse un suo taccuino personale e riscritte sopra con una poesia specifica che ricordava quel momento in cui ha fotografato quello specifico soggetto. Ognuno sa ciò che l'altro pensa è un video con 2 buste che sventolano a ritmo di musica realizzata da non professionisti e si basa sull'idea di contingenza e di approssimazione che alla fine diventa qualcosa di positivo. Ciclopedia è un lavoro di rielaborazione digitale di alcune stampe ottocentesche che ho trovato in vecchi libri. Praticamente in questo lavoro non si capisce bene quale sia l'intervento dell'artista perché viene tutto mimetizzato e tutto reso nello stile dell'incisione. Per cui l'unico meccanismo di sblocco che si può individuare in questo lavoro sono i titoli che lo spettatore leggendo potranno essergli di aiuto. Il titolo dell'opera è Superamore, è un dipinto ad olio sul compensato ed è la mia personale rappresentazione di monomania. Il lavoro che presento alla Galleria Riccardo Crespi è uno dei miei ultimi lavori del 2008. È una beetle flag, cioè una bandiera fatta di insetti. Questi insetti sono ritagliati da delle preghiere in ebraico e l'idea dell'insetto è un po' l'idea del mio lavoro in generale, cioè sulle forme parassitarie, nel senso che un insetto cresce su un supporto organico e poi lo divora per prendere vita e in questo caso gli insetti divorano proprio le preghiere per prendere vita. Insomma, è un po' sulla riflessione che c'è sull'utilizzo della religione in vari casi che viene utilizzata diciamo per commettere degli atti molto spesso differenti dalla religione, ma che la religione serve a giustificare questi atti di forza. Insomma, questa è un po' l'idea del mio lavoro. In questo video io reagisco alla bravura del pianista professionista senza avere nessuna conoscenza del pianoforte e diciamo la sua bravura mi dà la spinta e l'energia per reagire in una sorta di dialogo botta e risposta. Immagini assemblate su parete, utilizzo le pagine di giornale ritagliate dove opero con delle cancellazioni, un senza titolo dove un'anima di un coniglio riemerge con appunto una gomma cancellata, dei quadrati innamorati e in seguito delle altre immagini casuali
a voi una migliore interpretazione. Luci della ribalta è questo piccolo progetto, una specie di installazione teatrale in cui c'è questo insetto ipotetico che si alimenta della luce emessa da questa lampada e dipende totalmente da esso, per cui i ritmi del suo canto, il suo metabolismo viene pilotato dall'intensità della luce e dalla scansione. Il titolo dell'opera è Sans Souci, significa senza preoccupazioni, è ispirata a un palazzo vicino a Berlino, a Potsdam, dove all'interno ci sono, e anche all'esterno ci sono queste decorazioni settecentesche che mi hanno molto impressionato, perché creano uno spazio altro. Infatti questi disegni sono pensati come dei frammenti di una grande ragnatela che concettualmente invade uno spazio di decorazione, uno spazio fluttuante. Il nome del lavoro è Re, e Re sta per la mail di risposta. Nell'oggetto, quando si risponde a una mail, appare la scritta Re, due punti. Il lavoro è un volano che viene usato per giocare a badminton, che è uno sport con delle racchette molto lunghe. Questo volano è una pallina con delle piumette, in origine veniva fatto in questa maniera, e serve appunto per che cada sempre verticale. Il gioco che ho voluto fare è usare questo volano, che appunto veniva fatto con delle piume di piccione, probabilmente di tempi, e le porta un messaggio, e quindi ha un messaggino attaccato addosso per un ipotetico, non so, conquista, la ricordo di una persona. Lange Klondike è il titolo della mia opera. Il riferimento è un lavoro, una scultura ambientale, e la dissonanza di quest'opera consiste nel fatto che questa scultura in bronzo, che poi è rivestita in oro 18 carati, esce da quest'uovo. Questo tartufo, che è la forma dal punto di vista botanico è quella di un tartufo, è nato incidendo e realizzando il modello da una patata. La patata ha salvato il mondo e l'umanità dalla fame e non è mai stata celebrata. Il tartufo non ha mai sfamato nessuno ed è celebrato come una divinità. E il mio lavoro verte appunto nella valorizzazione che l'uomo dà a un elemento naturale per la sua rarità, e quindi legato all'oggetto di scambio, alla moneta, alla preziosità. Let It All Hang Loose è un'installazione che ho realizzato specificamente per questa mostra ed è una reazione al lavoro di Felice, in cui ho ritratto degli elementi del busto di Luigi XIV del Bernina, in particolare elementi che funzionano come accessori, la parrucca e il drappeggio da cui scaturisce appunto la figura di Luigi XIV, e l'ho ristampato su un vinile in madreperla, che normalmente viene usato per interni di clubs oppure su delle batterie. Diorama, Father and Liberation War Museum a Pyongyang. È la rappresentazione della guerra fatta dai coreani del nord, che sono i grandi nemici dell'Occidente. Siamo andati a vedere come loro presentano la guerra che secondo loro è la loro grande guerra di liberazione. In realtà questa fotografia fa parte di un libro che si chiama Corea, un viaggio impossibile, dove attraverso la finzione fotografica siamo partiti dal nord, al confine con la Cina, e abbiamo attraversato tutta la penisola, attraversando questo confine, il famoso 38° parallelo, che da 50 e passa anni è chiuso e nessuno riesce a passarvi.